Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi facciamo un tutorial che riguarda la Pasqua. È un lavoretto semplice, adatto da fare anche coi bambini e che darà grandi soddisfazioni. Allora, useremo queste sagome, perché non sono uova, vedete, sono piatte, sono sagome di uova in plexiglass rigido, sono tutte predisposte per essere appese, hanno già il buchino, quindi si possono appendere all'albero di Pasqua, se lo fate potete appenderlo a una ghirlanda, potete farlo diventare, mettendo un bel nastrino con l'iniziale del nome, un segno a posto, fate quello che volete, io vi do l'idea, poi come al solito elaboratela e fate la vostra. Qui vi ho messo alcuni modelli e poi ne parleremo. Intanto parliamo del materiale occorrente. Per prima cosa, naturalmente, ci serviranno le nostre sagome. Se non le avete o non le reperite, in linea di massima le trovate nei negozi dedicati di belle arti, di bricolage, di fai da te, eccetera. Se non le trovate, vi do un'idea, soprattutto se fate un lavoro a scuola oppure nel mio amato spazio compiti, prendete la vostra sagoma, la mettete su un cartoncino. Certo, la sagoma, voi direte, ma io non ce l'ho, è la sagoma che potrete scaricare da internet, ci sono disegni da colorare, voi trovate tutto ciò che desiderate, per cui la scaricate, potrebbe anche non essere un uovo, potrebbe essere un coniglietto piuttosto che una paperella. La riportate poi su un cartoncino, cartoncino di riciclo, potrà essere il cartone della prima colazione dei cereali, che è molto grande, della pasta, del riso, eccetera. Ritaglierete appunto la vostra sagoma, dopodiché si potrà colorare. Colorare come? Adesso io vi faccio vedere, potrà essere... No, questo no, perché questo è trasparente. Potrà essere un discorso così, molto semplice, magari anche senza la rondinella. Questo ve lo faccio vedere, semplicissimo, guardate com'è carino. In tutti i colori, naturalmente, di vostro gusto, colori pastello, primaverili, colori che piacciono a voi. Detto ciò, andiamo avanti col materiale. Ci serviranno dei colori. Io qui ho utilizzato molto il blu, il bianco come base, io l'ho già preparato nel piattino, perché di questo ce ne vorrà tantissimo, perché andrò a mescolarlo ai colori che ho già messo sulla nostra tavolozza, che sono molto forti. Poi ci serviranno dei pennelli piatti, non molto grandi, perché devono essere in proporzione col nostro supporto. Naturalmente questo è già un buon pennello. Mi raccomando, utilizzate dei pennelli morbidi, con dei buoni sintetici, ecco, non lesinate mai sui pennelli, perché vi daranno ottimi risultati. Vedete, ho messo nel piattino due sagome di uova e vi faccio vedere a dare una mano di bianco per avere un risultato di questo tipo. Facciamo questo quando abbiamo bisogno di avere un fondo che vogliamo colorare oppure dove vogliamo far risaltare ciò che metteremo sopra. Il fondo riflette sempre, a livello di colore, quello che poi ci sarà sopra, è un tono su tono, diciamo, per dirla così in modo proprio spiccio, via. In questo caso ci servirà per il tovagliolo, perché ricordiamoci che noi stiamo utilizzando un supporto trasparente e quindi il tovagliolo, essendo per sua natura trasparente, perché è molto molto leggero, andrà a dare un risultato di questo tipo. Questo, che è bellissimo anche così, sia chiaro,
il nostro tovagliolo che ho messo sulla base trasparente, l'ho incollato sulla base trasparente senza preparare il fondo, senza dare il fondo di bianco, ed è un effetto molto bello. Lo vedete ancora meglio in trasparenza con una luce dietro. Qua non c'è il sole oggi, però mi sembra che già, ecco, mettiamo magari dietro questo. Ecco, vedete com'è? Vedete che differenza sostanziale che c'è? È lo stesso tovagliolo messo in, appunto, senza base bianca e con la base bianca. Ecco qua, questo è molto, i colori sono molto più forti, sono molto più accesi, mentre invece questo è delicato e per l'appunto trasparente. La scelta è vostra, però io adesso sto parlando, vi faccio vedere due opzioni, però se stiamo ragionando su un discorso da fare con i bambini, in questo caso io consiglierei di fare la base. Anche perché è più semplice poi l'incollaggio, soprattutto io poi con i bambini, l'ho già detto, farei, metterei, ecco, per esempio questo vette, questa, scusate, questa, come si chiama, questa oca, quest'occhetta, questo vette, avevo cambiato il nome, incollata qua, guardate che carina, oppure anche incollata qua. Carina, carina. Oh, sì, sono al contrario. Qua le cogliamo così. È già fatto il lavoro, vedete? Molto semplice. Certo, c'è da ritagliare in questo caso. Allora, io direi, io ripeto, vi do tutte le opzioni da fare anche voi in casa, voi signore, diciamo, no? Che sono cose carine comunque. Allora, meglio è con i bimbi ritagliare come vi farò vedere la sagoma e incollarla tutta. Se usiamo la carta, naturalmente non serve dare la mano di bianco, perché va da sé che la carta è coprente, non ha il discorso della trasparenza. Quindi, detto ciò, un'ultima cosa: se invece volete dipingere direttamente sulla sagoma, cosa farete? Se lo teniamo trasparente, colori per ceramica freddo o per il vetro, sono molto belli anche fare un marmorizzato, per esempio. Se invece vogliamo dipingere con acrilici o comunque colori all'acqua, date una bella mano di fondo e otterrete risultati migliori, perché altrimenti il colore scivola su una base così liscia, così lucida e ci darebbe dei piccoli problemi, per cui questo potete dare una base di bianco tranquillamente, di primer se l'avete in casa, o comunque anche un bianco acrilico, e poi andremo sopra a dipingere. Quindi più o meno vi ho fatto vedere le varie opzioni. Adesso iniziamo. Allora, intanto vi faccio vedere come dare la base. Qui non si usano i pennelli in questa fase, i pennelli che vi ho fatto vedere che servono come materiale, servono se andiamo a fare decoupage, perché se andiamo a spugnare basta. Non ci servono assolutamente, quindi andiamo ad intingere la nostra spugnetta. Qui scarichiamo un po' di eccesso perché non abbiamo bisogno di ottenere questi effetti così in rilievo. E andiamo, niente, semplicemente, ecco, spostiamoci qua. Andiamo a riempire la nostra base con il colore, col bianco, dopodiché la lasciamo asciugare, asciugherà piuttosto velocemente. Appoggiamo la nostra sagoma sul tovagliolo, ecco qua così, dopodiché andiamo con la matita, scegliamo la parte che preferiamo ed andiamo a fare il contorno, così teniamo fermo, abbastanza semplice, vedete? Ok, adesso andremo a ritagliare il nostro vetto. Prima lo tagliamo in modo grossolano, così. Se avete delle forbicine è meglio di questa forbiciona che uso io. Forbicine da decoupage sono piccole e hanno la punta diritta.
sono le migliori per ritagliare, soprattutto la carta. Se non le trovate, usate anche quelle da manicure, ma comunque le punte arrotondate non sono l'ideale. Si staccano spontaneamente, diciamo, le due parti neutre. Come in questo caso che non si stacca, cosa facciamo? Prendiamo una monetina, è un trucchetto, via. Vedete che si sta già sollevando? Ecco, vedete? Guardate, si è già sollevato e la stacchiamo. Bene.